Buona vista, Film Club. Mando i miei astro zombie a violentare la Terra. Direttiva primaria, sterminare l'intera razza umana. Sembra l'intro di un pessimo film sci-fi degli anni 70, invece è il testo di una canzone di una band che è riuscita a connettere due mondi lontanissimi tra di loro: il mondo dell'horror e la musica punk. Loro sono i Misfits. ...1977, Lodi, non la piccola città lombarda, ma un'ancora più piccola cittadina del New Jersey. L'italo-americano Glenn Anzalone, conosciuto come Danzig, dopo aver militato per alcuni anni in diverse band della zona, dà vita con l'aiuto del suo amico Jerry al proprio progetto musicale. Si chiameranno The Misfits, i disadattati. Nonostante il nome, i Misfits non rappresentavano il tipico modello dell'hardcore kid. Erano degli italo-americani piuttosto fisicati, abbronzati e benestanti. Jerry, l'amico bassista di Glenn, era il classico giocatore di football, il ragazzo più popolare della scuola. Musicalmente si ispiravano al classico sound del rock and roll anni 50, rielaborato in chiave punk, mantenendo quindi la parte melodica, ma contaminandola con la rabbia e la velocità di quello che sarebbe poi diventato l'hardcore. You shake my nerves and you rattle my brain. I Misfits non furono mai protagonisti della scena hardcore newyorkese. Giocavano in un altro campionato. Fin dagli inizi molti appassionati collezionarono famelicamente i loro singoli, ma per i puristi dell'hardcore erano decisamente esagerati. Nei loro testi i Misfits si ispiravano a temi fantascientifici e horror, fortemente influenzati dai B-movie dell'epoca, mentre musicalmente trassero le loro influenze da due leggendari gruppi punk, i londinesi The Damned e i newyorkesi Ramones. La crasi tra questi due mondi fece nascere quello che ora conosciamo come horror punk. I Misfits erano una sorta di impresa, finanziata dal lavoro del bassista Jerry, che investiva lo stipendio, derivante dal suo impiego nell'azienda del padre, nel progetto della band. Nei live la band riversava tutta la propria creatività. La parola d'ordine era provocare. Ai loro show venivano spesso proiettati spezzoni macabri di film horror anni 50. I membri della band indossavano vestiti in pelle con borchie e si dipingevano facce e strumenti. Teschi, bare, animali morti e altre cazzate horror erano all'ordine del giorno. Inventarono anche la loro inconfondibile capigliatura, che sarebbe poi divenuta celebre con il nome di Devil Lock. Insomma, la presenza scenica era curata maniacalmente, a volte a scapito della performance musicale. Queste loro esibizioni, considerate all'epoca oltraggiose, li fecero guadagnare presto un discreto pubblico. Iniziarono ad avere una piccola ma fedele base di ammiratori. Decisero allora di fondare un fan club. Il Fiend Club. Glenn fondò il Fiend Club nel seminterrato di casa sua. Questo era l'epicentro organizzativo della band. Qui infatti si stampavano le magliette, si realizzavano registrazioni, spedivano cataloghi di merchandising, si fissavano gli ingaggi e si rispondeva alle lettere dei fan. Insomma, i Misfits erano dei professionisti esemplari dell'etica DIY. Erano una delle poche band hardcore ad aver fidelizzato i propri fans ed aver creato un vero e proprio marchio di fabbrica. Consci del potere dell'immagine, i Misfits decisero di legare la loro a quella di un fantasma. Il Crimson Ghost. Il viso con le sembianze di un teschio, tratto da un film del 1946, divenne così la mascotte del gruppo. Diventerà uno dei simboli più riconosciuti della comunità rock mondiale, trascendendo i confini della musica stessa. L'influenza che i Misfits ebbero sul punk hardcore è spesso sottovalutata dalla critica, ma nel corso degli anni una miriade di band, alcune più apertamente di altre, hanno dichiarato di essere state influenzate dalla band di Danzig.
Pensiamo ad esempio a Marilyn Manson, gli Avenged Sevenfold, i Wednesday 13 o i Murder Dolls di Joy Jordison. Oppure gruppi della scena hardcore punk come gli Affari Inside o i My Chemical Romance, che li hanno sempre citati come fonte di ispirazione. Ma anche band che sembrano parecchio distanti dal loro stile citano i Misfits come influenza. Band del calibro di Metallica, Slayer, Cradle of Filth e Slipknot, per esempio. Eh già, credo proprio che i Misfits siano una delle band ad aver lasciato un marchio indelebile nell'intero panorama musicale mondiale. A presto!